Termoli, il litorale adriatico del Basso Molise, finalmente sono diventate mete turistiche da visitare. Risalgono infatti i numeri di italiani e stranieri che hanno scelto nelle località della costa le strutture alberghiere, case vacanza, campeggi e bed and breakfast, presenze raddoppiate rispetto alla scorsa estate e addirittura aumentate rispetto al 2019. Da gennaio a giugno il comparto ha visto annullare o quasi i riflessi negativi della pandemia, soprattutto nella città di Termoli. I risultati registrati dall'azienda di soggiorno e turismo nella prima metà dell'anno indicano oltre 41.000 presenze. Nello stesso periodo del 2020 le presenze rilevate erano appena della metà, mentre nell'estate di 2 anni fa sono state 40.800 circa. Ora per operatori turistici, albergatori, proloco e amministrazioni pubbliche c'è urgente bisogno di fare in modo che pure i costi dei pernottamenti e ristorazione vengano bloccati e servizi e attività per ospitare i visitatori migliorino e alla svelta. In caso contrario si andranno a scegliere le vicine località balneari del Gargano in Puglia o della Riviera Teatina.